Pala Lavinium, quattordicesima giornata del campionato cadetto di Serie B, la prima di ritorno, si torna in campo alla Pala Lavinium per il girone di ritorno dello United Pomezia, ancora in casa, affronta praticamente lo Sporting Hornets Roma per quanto riguarda appunto la prima giornata, che proprio all'andata si concluse a reti inviolate 1-0, nonostante le tante occasioni create da ambo le parti. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli. Tutto pronto ormai, si sono disposte le squadre in campo con lo United Pomezia che praticamente attacca da destra verso sinistra dei nostri schermi. Si mette in movimento Paolini, subito va a recupero del pallone, prova il mancino, poi la risposta del portiere, arriva il gol con Luca De Cicco ed è il vantaggio dello United Pomezia. All'indietro Ramazio, carica il tiro, brivido per lo United. Rozzi recupera il pallone, va tutto da solo, va anche a calciare, Apollonio respinge, De Simoni non c'è fallo su di lui, recupera subito lo Sporting Hornets con Pokeshi che va anche a calciare e poi c'è Filippini che fa un ottimo intervento in spaccata sui piedi De Simoni che suona all'indietro. Gattarelli la colpisce con la testa, Ramazio, Paolini, De Simoni subito e c'è il doppio ancora Luca De Cicco. Ramazio ci mette le mani, Filippini, Pulvirenti, De Cicco, la finta con il corpo, De Vincenzo, Filipponi, ancora la possibilità con l'angolino basso colpito da Filipponi e c'è il gol dello Sporting Hornets che accorcia a questo punto le distanze 2-1. De Simoni arriva, poi Pulvirenti, Apollonio, lancio lungo, arriva dalle parti di Filippini, Gattarelli, ma Filippini c'è, è presente, Filipponi, Apollonio, partecipa anche lui come quinto uomo di movimento, Filipponi, subito Cenicola, a mister Caporaletti chiedendo di suggerire la calma, De Simoni, il palo! Ancora De Simoni, Gattarelli recupera, riparte, 3 contro 2, subito la finta per De Vincenzo, Filippini ci mette una pezza e riparte subito lo United. Ramazio, stoccata, prova e trova l'angolo non coperto da Filippini, scoperto per agguantare il pareggio, stoccata il gol del 2-2. Filipponi sale, non fermato da De Cicco, poi la palla in mezzo e la possibilità con il tiro, il pasticcio con Filipponi che da dietro arriva e praticamente porta in vantaggio lo Sporting Hornets. Va verso il centro, ancora se ne va, si libera, poi la palla messa in mezzo, si gira De Cicco, Mrak, De Simoni in mezzo per De Cicco, Mrak, Simone Mrak la spedisce nell'angolino alto dove Apollonio non può arrivare e c'è il pareggio dello United Pomezia, 3-3. Sale stoccata sulla destra, ha la possibilità di mettere il pallone in mezzo, De Vincenzo spreca, a Filippini, alza verso Carioti, ci prova Carioti in un secondo tentativo,
l'assistente rincorsa invece va verso Ramazio e poi la traversa colpita. Riparte, ci ha provato la risposta di Apollonio. Gattarelli prova a calciare Filippini in due tempi verso Gattarelli, fa un movimento anche Apollonio. De Vincenzo, la palla che arriva a De Cicco, De Simoni e la spaccata vincente di Luca De Cicco. Lo United torna prepotentemente in avanti, più uno United Pomezia. Subito a stoccata Gattarelli, prova a non dare punti di riferimento questo giocatore. Stoccata, la prova e ci prova anche De Vincenzo, ma c'è Filippini a fare buona guardia, si fa portare via il pallone. Ora De Simoni sta per combinare un pasticcio, alza per Carioti, la mette giù, aspetta prima di andare a calciare, molto bene, poi per Paolini c'è la deviazione, che ora gioca da ultimo uomo. De Simoni per Galante sopra la traversa. Troiano ancora all'indietro, la dà a stoccata Gattarelli su De Vincenzo. Gattarelli, stoccata, prova la fiondata che però coglie in preparata la difesa dello United de Pomezia. E anche a questo punto Filippini per il gol che vale il pareggio 4-4. De Simoni, va via De Simoni, prova a metterla in mezzo con De Cicco e il colpo di mani non ravvisato, e finisce qui la gara tra United Pomezia e Sporting Hornets Roma. Un finale veramente esaltante, in una gara veramente bella, stupenda, un 4-4, finisce in parità come era stato il match di andata.